SIGEP 2024 continua, ci troviamo allo stand della torrefazione Cesare Trucillo di Salerno, un'azienda con oltre 60 anni di storia, oggi molto ben rappresentata da Antonia Trucillo, la brand ambassador dell'azienda. Antonia, è un gran piacere ritrovarti qui dopo alcuni anni dai nostri microfoni. Ciao Fabio, è sempre un piacere rincontrarci e soprattutto adesso dove siamo tornati con la linfa di sempre, siamo ormai in 2024, riparte alla grande e adesso vi racconteremo tutte le novità che ci sono state in questi ultimi anni. Dicevo appunto che sono alcuni anni che tu non sei intervistata attraverso i nostri microfoni, e allora da dove cominciamo? Abbiamo 5 minuti in totale. Ok, allora quello che posso dirti subito, sono appena rientrata da un viaggio in Africa, ho visitato il paese di Uganda e del Kenya, quindi le piantagioni. Io oggi mi occupo sempre di più di approvvigionamento materia prima, quindi selezione, studio, ricerca delle varietà e delle specie che lavoriamo poi nelle nostre miscele oppure nelle nostre linee di singole origini. Quello che abbiamo fatto e che a breve lanceremo sarà un barattolo di caffè, quindi 250 grammi, in grani di singole origini, quindi di caffè che ho selezionato in 3 paesi che scopriremo a breve, non possiamo dire ancora molto, non sveliamo tutto, però vengono da una ricerca fatta appunto sul territorio, quindi quello che poi negli anni, io sono quasi 10 anni che sono in azienda, è stato proprio l'amore verso la materia prima, verso il prodotto, verso il caffè e quindi lo studio di come questo seme di caffè, che non ha tutti questi composti aromatici, una volta poi tostato, quello che riesce a poterci dare in tazza è un'esplosione veramente interessante. Quindi nel barattolo ci saranno queste 3 singole origini. Quello che continuiamo a fare è con l'Accademia, quindi formazione ai professionisti del settore bar, perché quello che noi facciamo è una promessa al barista. L'espresso è una bisogna seguire dei parametri, è una ricetta, quindi quello che possiamo fare è formare, dare la possibilità di studiare il caffè, come io per esempio vado in piantagione e appunto faccio tanto studio e ricerca, così il barista del prodotto che lavora dovrebbe essere sempre più consapevole, e di questo se ne parla tanto però non è mai abbastanza. Quindi l'Accademia ha compiuto 25 anni l'anno scorso, siamo già ripartiti nel 2024 con la Full Coffee Week, quindi noi abbiamo la Chiara Bergonzi che è in Accademia ogni mese, facciamo tutti i tipi di corsi, introduzione al caffè, barista, sensory, brewing, latte art, chi più ne ha più ne metta, e siamo pronti ad accoglierli tutti i nostri ragazzi da febbraio. Ora siamo al SIGEP, poi abbiamo un'altra fiera subito dopo e subito ripartiamo con l'Accademia a febbraio. E allora parliamo di vocazione, questa è un'azienda familiare, nonno Cesare nel 1950 ha avviato la torrefazione, come sempre molto in piccolo, e piano piano la stessa è cresciuta fino ad arrivare a una realtà che è distribuita quasi in tutti i continenti oggi. Ma per quanto ti riguarda, qual è stato il momento della tua vita a 5, a 10, a 15 o a 20 anni in cui è scattata la scintilla, al di là dell'amore per l'azienda di famiglia, il momento in cui hai detto oibò, ma vuoi vedere che il caffè forse mi piace proprio e può rappresentare qualcosa di più nella mia vita? Sì. Hai detto bene, quando l'azienda nasce nel 1950, poi è stata da ormai già quasi 30 anni, nonno non c'è più ed è papà e mamma che la portano avanti. Io ho fatto il mio ingresso in azienda subito dopo l'università, quindi a 20 anni, sono laureata molto in fretta, ho fatto la triennale e dopo esattamente un mese che ero in azienda, io ero spronata ad andare a studiare all'estero, ad andare a fare altri studi, a lavorare presso altre aziende, io un po' non ho ascoltato la mamma, e mio padre non mi ha parlato mai, ma mi ha sempre... Sapevo, cioè più non parlava più io immaginavo che lui voleva che io entrassi. Quando sono entrata dopo un mese lui mi ha mandato in Honduras,
io lì ho capito che quella era la mia vita, a prescindere che questo è il mio prodotto, cioè io, ok che produciamo caffè, vendiamo caffè, commercializziamo caffè, ma io lo credo realmente che il caffè sia uno dei prodotti più interessanti e affascinanti, ma perché la filiera è lunga, quindi io in Honduras, lì mi si è aperto un mondo, ho visto la pianta di caffè, ho avuto un collegamento subito con il nonno, come per dire, cioè tanti lavori nel mondo, a me è capitato tra virgolette, perché poi l'ho scelto, quindi ho ereditato questa passione di famiglia e questa azienda, ma poi l'ho scelta, cioè io lì ho visto che il caffè sarà la mia vita, perché da lì poi ho iniziato una serie di viaggi dal Colombia, India, Vietnam, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Africa, Indonesia, e quindi lì ho avuto modo di apprezzare e amare il caffè come proprio prodotto. E dico che è il più affascinante tra tutti, ma perché la filiera è talmente lunga, cioè passa attraverso le mani degli agricoltori, quindi io lì vivo proprio la terra, vivo le persone che ci lavorano, il sacrificio, l'impegno, la generosità, l'accoglienza che queste persone che comunque vivono in paesi un po' del terzo mondo hanno invece e danno quando arrivano appunto i torrefattori. Non è molto facile trovare torrefattori in piantagione, però io spero sempre che sia la strada, che è quella giusta, perché conoscere da dove viene il caffè è la base. Quindi la filiera poi arriva a noi, perché compriamo questi sacchi che ci arrivano nei sacchi di Utah, compriamo questo caffè verde e non è finita, anzi è solo iniziata, dobbiamo analizzarlo, conoscerlo, capirlo, miscelarlo, tostarlo, per poi confezionarlo che arriva nei bar, e i bar devono trasformarlo in una bevanda liquida di 25-30 ml con una ricetta, con la bilancia, ci vuole un dosaggio, ci vuole una temperatura, cioè la giusta granulometria, la dose, la granulometria, quindi è un mondo lungo e quindi ci vogliono bisogna studiare tanti passaggi, questo è quello che lo rende poi la bevanda più amata, la seconda commodity più commercializzata al mondo, esatto, cioè non è poco. Esattamente. Beh, io lo so che potrei invitarti a parlarne ulteriormente, perché tu hai una conoscenza davvero molto approfondita di questa materia, ma termineremmo penso stasera o forse anche domani mattina. Contrariamente. Poi ci piace parlarne, quindi potremo continuare ad libitum. Ma sai che ti dico, più che parlarne, a questo punto io e te assaggiamolo un caffè nel frattempo. Grazie Antonia, avete visto mentre lei parlava l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso si desideri maggior informazioni. Antonia, grazie. Grazie mille Fabio, grazie sempre a te.